Allora, buonasera a tutti. Stasera vediamo una presentazione di Dempire che vediamo un aggiornamento perché io sono stato già qua 3 anni fa, poi cerchiamo di capire chi aveva visto già l'ultima presentazione, di modo che io farò un po' la stessa trama dell'esposizione e su certi punti magari andiamo più veloci. Giusto per capire la platea, visto che non siamo tantissimi, chi aveva già visto la presentazione, magari si ricorda poco per carità, però ok, mentre sì, ok, va bene. Allora, quindi stasera parleremo un attimino di un'introduzione sui Dempire per cercare di capire cos'è. Forse magari dal titolo, visto che siete qua, sappiamo che quindi è un gestionale meglio chiamato ERP, anche se qualcuno poi disquisisce sul significato di entrambe le parole, delle tecnologie e della metodologia che sta dietro al mondo di Dempire, quindi a partire dalla community, dal codice, da tutti i servizi che stanno dietro e anche da chi vuole entrare in questo mondo sia come lato attivo, quindi per fare documentazione, per fare lo sviluppatore, per entrare nella community di Dempire, oppure come parte, io la chiamo passiva, nel senso che un cliente che vuole fare l'utilizzatore, quindi dice: la mia azienda può usufruire di questo prodotto? È paragonabile a un prodotto a licenza venduto da una software house di un certo tipo? Qual è il tipo di assistenza? Qual è il tipo di copertura? Quindi cercheremo di rispondere un po' a queste domande. Parleremo un attimo quindi giusto per capire qual è la copertura funzionale di base, perché cominciamo a introdurre un elemento che Dempire è un prodotto internazionale, quindi ha un codice e un repository comune a tutto il mondo, unico, dove ci sono tante persone, tanti sviluppatori che vanno a contribuire sul codice che però è molto stabile, quindi viene modificato in base alle esigenze, e poi invece si possono fare tantissimi plugin che vanno a implementare, a supportare delle esigenze particolari che possono essere come le localizzazioni italiane a partire dalla fiscalità, parliamo di fattura elettronica, di spesometro, di esterometro, eccetera, eccetera, tutte queste cose belle, obbligatorie, belle non tanto, va bene. E poi anche parti operative, per cui magari, non so, parliamo di conto lavoro, all'estero il conto lavoro viene inteso in modo leggermente diverso, il conto lavoro di fase, in un sistema ERP, e tutta una serie di cose piuttosto che condividere plugin da uno all'altro. Quindi funzionalità, plugin, estensioni avanzate. E poi parliamo un attimino di quelle che sono stati, come sta andando il progetto, nel periodo appunto trascorso dall'ultima demo fino ad oggi. Allora, io mi presento 2 secondi, per cui diciamo che ho un trascorso sia come ragioniere, per cui insomma costi, ricavi, queste cose qua, diciamo che le macino, e in più ho un diploma in statistica informatica. Mi sono occupato prima come dipendente. Quindi ho fatto responsabile IT interno alle aziende, poi ormai da qualche annetto ho aperto partita IVA, ho fatto libero professionista e poi pian pianino, quindi ho fatto capo progetto su progetti per aziende, sia di SAP sia di altri sistemi, Dynamics AX, quindi parliamo dei top ERP a livello business. A livello invece più personale, sono stato socio fondatore del PN Lug, ancora socio attuale, non faccio parte più del consiglio direttivo, visto che PN Lug ha una platea molto importante di persone attive, quindi ben venga questi ruoli nuovi. Ho fondato l'associazione Dempire Italia, che purtroppo fa fatica, nel senso che io ho curato da questo punto di vista, rispetto all'ultima volta che sono venuto qua, è nata una società
Idempire Consulting SRL, che fa business proprio su Idempire, quindi porta i clienti e cerca di dare quello che dà un'azienda privata con un prodotto proprietario che può essere X, Y o Z, e quindi Idempire Consulting cerca di dare quello che i clienti vogliono, quindi senza la logica di licenza, senza la logica di pago per utente, pago per il modulo, pago per questo, ragionare su un discorso comunque professionale di assistenza e di supporto e di sviluppo. È chiaro che qua vado a pagare invece le persone che sviluppano, fanno, supportano, fanno formazione o fanno quant'altro, oppure danno dei servizi di tipo di deployment proprio delle macchine virtuali dove dentro c'è Idempire, eccetera, eccetera. Qui ci sono eventuali riferimenti. Allora, un po' di storia. Idempire nasce nel lontano 99-2000 e inizia un percorso di quei prodotti open source misti dove parte del codice era proprietario e parte del codice era open source. Nel 2006 diventa 100% open source perché viene acquistato proprio il codice da compiere e nel 31 dicembre 2012 nasce Idempire. Dico 31 ottobre, scusate, perché in realtà ad Halloween, il 31 ottobre, ogni anno viene rilasciata la nuova versione. Infatti, dopodomani, adesso siamo alla versione 6.2, quindi verrà rilasciata la nuova versione 7.1. Si parlava prima delle esperienze, di come va avanti il progetto. È nata una realtà, una startup innovativa da questo punto di vista, che si occupa proprio da un punto di vista in parallelo per dare supporto, nel senso che la community va bene, però quello che vogliono i clienti è il lato proprio di assistenza e quant'altro. Si rimane sempre disponibili lato community, per cui io ho sempre divulgato, ho aiutato N persone come programmatori. Diciamo che Idempire non è un prodotto facile, parliamo di qualcosa come 3 milioni di righe di codice Java, tra l'altro, per cui stiamo parlando di linguaggi non così semplici, ha qualcosa come 1000 tabelle nel database, per cui ha una complessità da gestire che chi si vuole avvicinare o si occupa in maniera verticale di un singolo elemento, documentazione, il database, fare una piccola cosa, conoscere tutto il sistema richiede un impegno di un certo tipo, per cui diciamo che non è lo sfizio del sabato e della domenica. Ok, però può dare, secondo me, parecchie soddisfazioni, per cui io spingo per far lavorare Idempire Italia, cioè l'associazione Idempire Italia dovrebbe, si fa un po' fatica su queste cose, su queste tematiche, unire più sviluppatori che insieme supportano certe cose in maniera completamente open source, si condivide, io condivido con tutti il codice laddove si capisce che c'è volontà di collaborare e quindi poi se uno vuole lavorare a parte, quindi tra virgolette avere un suo filone di business e non far parte magari di una rete di supporto aziendale, ma anche qui massima libertà, nel senso che noi abbiamo creato un nostro business e in questo momento, oltre ad altre attività, Idempire Consulting sta in piedi da sola proprio con un prodotto open source come Idempire. È chiaro che questo lo può fare l'esperto di database, l'esperto di programmazione o anche il consulente aziendale o di processo che può utilizzare un prodotto di questo tipo. Sì, in realtà c'è da fare di più qua, nel senso che la mia volontà di venire qua o andare anche in altri posti è proprio quello di far crescere la community e quindi divulgare, quindi più si fa crescere la community, più si fa conoscere anche lo stesso prodotto perché. Ok, Idempire è un prodotto di fascia alta, ok? Quindi non è il programmino per fare la fattura. E da questo punto di vista si fa anche un po' fatica a rispondere a determinate esigenze, laddove magari ci sono programmini a pochi euro in cloud, eccetera, eccetera, che
fanno il giusto per pochi soldi, per un costo adeguato a quello che fanno, probabilmente. Ok, è chiaro che quando si avvicina a un gestionale, secondo me, anche per piccole realtà, avere i conti quadrati, cioè ci sono aziende che anche di una certa dimensione che gestiscono male i propri dati, lo scadenziario, il ciclo produttivo, i cicli di approvazione, documentale, non documentale, eccetera, eccetera. Un sistema come Dempire può aiutare anche le aziende a crescere nella propria struttura. Diciamo che la cosa più importante in un'azienda è gestire bene i processi. Un sistema ERP serve per implementare e ottimizzare bene i processi. Il software da solo non serve, servono delle persone che aiutano l'azienda a fare questo. A volte le aziende fanno le cose in maniera un po' al contrario di come va fatta, per cui uno aspetta che arriva la fattura per caricare il DDT, il magazzino è sempre fuori controllo, va in negativo, non so i costi, non so quando devo spedire, il materiale è in ritardo. Con un minimo di cultura si riesce a ottimizzare tanto. Le aziende sono, io dico sempre che l'azienda è un luogo caotico, cioè nell'azienda regna il caos. E purtroppo è vero, nel senso che non si sa quando la merce è pronta, non si sa quando spedirla, e questa è la realtà normale della piccola media impresa. Poi, se si cresce, secondo il mio punto di vista, secondo la mia esperienza, le cose non cambiano tanto. A volte ci sono, Dempire è un ERP di fascia di un certo tipo, abbastanza alto, ci sono aziende con ERP comunque validi, non parliamo di softwareini da poco, che però non hanno corretto bene i processi, quindi il software da solo non serve, bisogna a volte aiutarlo. È chiaro che un software che permette di essere adattato anche a qualche cosa di non perfettamente corretto e farlo in maniera agevole, senza troppe personalizzazioni, aiuta tantissimo a fare. Dempire supporta tutta una serie di cose, quindi può essere multilingua, multilingua internamente, quindi documentalmente posso fare un'offerta in inglese e in italiano, a livello di login, per cui posso entrare in inglese, in giapponese, Unicode, per cui posso vederlo veramente con i caratteri giapponesi e quant'altro. È multiazienda, per cui può andare bene ad aziende separate, che magari collaborano perché vendono lo stesso prodotto, oppure ad aziende che hanno più organizzazioni, come può essere un gruppo di distribuzione, può essere un'azienda che ha più magazzini o più filiali, oppure ad aziende diverse, per cui io sono il produttore di scarpe, ma creo un franchising di negozi di scarpe, i vari negozi di scarpe sono delle entità separate, possono essere tutti gestiti all'interno dello stesso contenitore, condividendo cose, piuttosto che ovviamente posso anche avere più Dempire che possono essere interfacciate tra di loro. È un framework, l'ultima parolina è un po' diversa, vabbè, a parte che sia open source, penso che sia chiaro per tutti, è anche un framework nel concetto che Dempire di base, per sviluppare Dempire, non serve subito sviluppare codice, o meglio, non serve subito e non serve neanche dopo un po', serve dopo molto, nel senso che per fare una tabella, per fare una maschera, per fare un campo, per determinare una logica di visualizzazione, un ruolo di una copia di un dato da una parte all'altra, una serie di cose basiche, ma che possono già modellare un insieme di struttura di processo che magari non c'era sui Dempire. Noi, per esempio, faccio un esempio, abbiamo creato un plugin per gestire i contratti. Contratti specificatamente di vendita, poi abbiamo ribaltato anche sul ciclo passivo. Se un'azienda fa dei noleggi, dei servizi, mi viene in mente, giusto per non fare pubblicità, tipo Sky, che fa il canone mensile, ovviamente uno
fa un contratto oppure un noleggio di un server. Quindi io faccio, compro una SAN da 50.000 euro e poi devo fare il noleggio. Magari il noleggio può essere mensile e può essere dato da un importo fisso o da un importo variabile. Per fare questo abbiamo creato un modulo contratto per cui si crea un contratto e poi viene erogato il servizio mensilmente e magari ci sono delle attività di costo, per cui magari per dare questo noleggio che è full service ho il tecnico che deve fare la manutenzione, quindi vado a vedere anche la marginalità che c'è dietro. Per fare questo plugin, per modellare questo plugin, si adopera il framework, quindi creo la tabella dei contratti, creo i campi dei contratti, sfrutto tutto quello che c'è, quindi il dato del cliente, l'anagrafica del cliente, il prodotto, il prezzo, che sono tutte cose, e le creo in questa nuova tabella. Per fare questo io non vado a creare nessuna riga di codice, lo faccio tutto a sistema. Anzi, se volete, possiamo anche sbizzarrirci a vederlo live. Anzi, adoperiamo Firefox, così siamo un po' più... Arca miseria, qua non abbiamo internet, non abbiamo pensato a internet. Look V, perfetto, fantastico. Ok, quindi facciamo subito, tocchiamo con mano perché sennò stiamo qua a chiacchierare tanto e poi divento noioso. Quindi io entro con un ruolo specifico, super user, se volete entro in italiano perché così sia più facile. Super user, in realtà io posso avere l'opzione di entrare o come utente o come parte di sistema. In questo caso entreremo come parte di sistema, ma volendo potrei entrare come parte utente. È un po' come essere da un negozio, posso essere sul bancone dalla parte del cliente oppure mettermi dalla parte di chi vende. Okay? Io adesso mi metto dalla parte del sistema e nella parte del sistema vedo tutta una serie di oggetti che non sono gli oggetti dell'utente, quindi non vedo le fatture, gli ordini, tutte queste robe che vede l'utente. Vedo i meta oggetti, i metadati. Il metadato è la definizione di una tabella. Prendiamo questa tabella tipo dei contratti. Questa qua è una maschera che gestisce le tabelle. Ok? Quindi facciamo un esempio senza problemi e andiamo a creare una tabella per gestire, la chiamiamo LugV. Facciamo la tabella dei Lug. Buttiamo questa cosa qua. Ok, quindi do un nome alla mia tabella, la salvo. Nel caso specifico io ci ho messo un lit davanti, per non andare in conflitto di nomi di tabella, perché nel mondo siamo tanti, poi magari io adopero un plugin di qualcun altro, quindi lit sta per local Italian. Ok, quindi va più difficilmente ad andare. Poi qua potrò stabilire tutta una serie di cose, per esempio qua gli dico se l'accesso lo può fare l'utente, l'organizzazione, tutta una serie di cose, ma diciamo che... E qua vado a copiarmi, perché si potrebbero fare i campi uno per uno, io vado ad operare una tabella che esiste già, che contiene in maniera minima alcuni campi obbligatori. I campi obbligatori sono chi ha creato il record, quando l'ha creato, chi l'ha modificato, da chi è stato modificato, se il record è attivo. Il client, perché Idempier può contenere diversi client, diverse aziende, contenitori, chiamiamole così, e quindi io ho creato qua 11 campi. Se vogliamo, questi qua sono proprio i campi creati, ogni campo ha la sua definizione, può avere tutta una serie di caratteristiche anche
di un certo livello, per cui io posso definire delle logiche di lettura, delle logiche di default. Quando farò una nuova scheda, in automatico mi deve proporre un dato che magari viene preso dal cliente, oppure il prezzo viene preso dal primo ordine o l'ultimo prezzo inserito. Io qua posso scrivere select, anche scrivere delle cose abbastanza complesse, ok? Per cui tutto questo io lo faccio a video senza programmare niente. È chiaro che, come si diceva, per conoscere queste cose bisogna impararle. Però pian pianino anche il cliente finale, io ho un cliente per esempio della Sicilia che è abbastanza bravo e sta cominciando a farsi queste cose. Per cui all'inizio lo aiutavo io e adesso pian pianino, poi ovviamente io dico sempre il cliente deve fare il suo business, io devo fare, però è sempre una questione di libertà di scelta. Sai che puoi farlo su un sistema proprietario, Windows lo tieni così, così ce l'avrai e non lo puoi modificare. Qua puoi fare tutto volendo. Per cui posso definire tutta una serie di obbligatorietà, di logiche di default, eccetera, eccetera, selezione, validazioni dinamiche. Cioè per fare questa tabella potremmo stare qua mezz'ora a capire tutti i vari flag e flaggettini, ma non è il nostro caso. Possiamo anche definire un campo nuovo, per cui io, oltre a quelli di base, vado qua a livello di sistema, ho un dizionario degli elementi. Quando io definisco è un po' come la parola dizionario non è a caso, io quando definisco un elemento del sistema, percentuale, la parola percentuale che è nel dizionario la possiamo adoperare tutti in tutte le frasi che vogliamo, perché è definita percentuale. La stessa cosa in idempiere, io definisco un elemento e quell'elemento poi lo richiamerò in tutte le tabelle. La percentuale sarà un simbolo percentuale, sarà di 2, 4 caratteri, sarà di tipo numerico, eccetera, eccetera. Per cui io qua dentro posso andare a cercare nel sistema tutta una serie di valori e quindi che andiamo a trovare? Che cosa ci mettiamo? Boh, prendiamo un name 2, non so, prendiamo un campo a caso. Adesso io ne ho preso uno, c'era il name, io ho preso il name 2 giusto per prendere un campo a caso. Se per caso non voglio neanche fare questo e dico ok, è un nuovo, voglio inventare una nuova parola. Ok, io vado qua, tasto destro, zoom, e identifico un nuovo elemento e ci inventiamo una nuova, che ne so, se uno fa una biblioteca, un archivio di scarpe, inventa il numero, la misura della scarpa, no? Quindi poi ci mette dentro 36, 38, 40, 42. Quello è un elemento nuovo che sicuramente in idempiere non c'è, ok? Oppure l'altezza, se uno vuole mettere l'altezza e magari mettere non soltanto un numero, proviamo a fare il campo altezza, ok? Facciamo il campo altezza, anche qua per logica lo chiamerò lit altezza. Io ancora meglio di solito lo scrivo in inglese, ok? Perché lo scrivo in inglese? Perché tutti i campi per norma sono in inglese, li lasciamo tutti in inglese e al massimo vado ad adoperare le traduzioni. Quindi vado a scrivere qua altezza e scrivo altezza. E quindi ho fatto un campo nella lingua originale di Dempire e ho fatto la traduzione. Le traduzioni possono essere fatte in tutte le lingue che volete. Quindi volete un sistema con 5 lingue perché siete una multinazionale, nessun problema. Ok, quindi ho definito il campo altezza, adesso vado qua dentro e gli dico ok, creiamo il campo altezza. Sì, scusate, perché ovviamente qua deve essere richiamato. Richiamiamo il nostro lit height e gli diciamo che è boh. Qui, anche qui, uno dice, do la definizione di un campo. Se diversi di voi hanno dimestichezza con il database, uno dirà, ah, sarà numerico, char o varchar o boolean, ge, e basta. In idempire, in realtà, io posso definire un campo in maniera molto più sofisticata, ok? Per cui io posso definire un campo se è valuta, se è un bottone, se è un codice fiscale. Un campo codice fiscale assume l'entità codice fiscale con una determinata
operatività, ok? Per cui sono veramente tanti le tipologie dei campi, tutto a supporto dell'operatività che avrò. Sì, ok, gli mettiamo una lunghezza di quello che è. Perfetto, qua facciamo una cosa semplice, poi per esempio a livello base definiamo se è aggiornabile questo campo. A questo punto io lancio la sincronizzazione. In questo momento io sto facendo, questo probabilmente è un po' più conosciuto per chi lavora su database, e questo qua è direttamente la stringa di codice SQL per andare a creare la tabella. Quindi lui lancia verso il basso questo comando e quindi è andato a creare la tabella nel database. Volendo io potrei aprire il mio pgAdmin, andare nel database e vedere che è la tabella. Ma non serve che vado a farlo manualmente da qua. Questo si faceva forse nella versione 3 di Dampier 4, ok? Questa cosa qui non si adopera. Io il database manager lo apro una volta al mese perché faccio tutto dentro dai Dampier. Benissimo. Ho fatto la tabella, con la tabella ci faccio poco. A questo punto io qui ho una maschera, tasto destro, la maschera è vuota, qui ci dico ok, la mia maschera si chiamerà AI. Devo definire una tab, cioè un contenitore, adesso vado veloce se poi ci possiamo divertire, però qua era giusto per farvi e vado a legare vabbè, il nome della tabella l'ho chiamata Little Lug, vabbè, qua a parlare poi si fanno danni. Ok, leggo la maschera video alla tabella e a questo punto gli dico al sistema, tira su i campi. Volendo qua potrei filtrare i campi perché alcuni campi non li vorrei, eccetera, eccetera. Tiro sui campi, ho fatto i miei campi. Devo fare solo un'ultima cosa, andare sul menu. Questo qua è tutto il menu di Dampier. Qua c'è tutto il menu di Dampier. Adesso, senza stare dove la andremo a mettere, lit lug, gli dico che cosa deve fare questo elemento del menu. Deve aprire una finestra. Come si chiama la finestra? Si chiama, come l'ho chiamata la finestra? L'ho chiamata height. Ok, mi ha creato l'elemento nell'indice del menu, questo ci mette sempre 2 secondi in più. Ok, ovviamente io qua potrei dedicarmi alla traduzione in italiano perché io qua ho creato la maschera nella lingua di base che è l'inglese, quindi dovrei tradurre la maschera in italiano che è scheda del lug. Ok, esco, rientro non come super user ma come utente, ok, quindi lato cliente, forse ho sbagliato ruolo, ovviamente con il ruolo si possono limitare gli accessi, accedo al sistema e qua in fondo ho la mia maschera, già a menu disponibile. È direttamente utilizzabile. Io ho fatto una maschera e potrei fare n record e scrivere i miei dati. Ok, questo qua è quello che faccio normalmente con Access, ok? Solo che Access parto dal vuoto, giusto per non fare nomi. Anch'io una volta adoperavo Access. Diciamo che qua c'è tutto un insieme dietro che si possono utilizzare, per cui qua io posso collegare il prodotto, posso collegare il prezzo, posso collegare il cliente, posso collegare un indirizzo, eccetera, eccetera. Quindi collego questo mio elemento a tutta una serie di elementi già presenti sul sistema. Questo era per rispondere soltanto cos'è un framework. Io ho fatto una serie di cose senza dover scrivere niente, quindi lo strumento per modificare i Dampier è per il 95% i Dampier.
Infatti la parte di programmazione, da questo punto di vista, deve essere limitata soltanto a quel codice che mi serve per generare dati da dati. Per cui da un ordine devo fare un DDT, da un DDT devo fare una fattura, ammesso che questi processi in Idempiere ci sono già, ok? Per cui bisogna inventarsi altre cose. Bene. Ops, vabbè. Domande fino a qua? Quindi è abbastanza flessibile il discorso, quindi se potrebbe prendere un po' chiunque e anche per delle tabelle abbastanza. Io ho fatto un esperimento che il PNLUC di Pordenone adopera Idempiere per gestire le schede socio, per registrare le registrazioni contabili di pagamento di incasso, per sapere quanti soci ha. L'ho fatto io, ho fatto ovviamente in maniera gratuita, completamente, eccetera. Stiamo parlando di dati, perché non c'è nessuna trasformazione di processo, quindi non ho dovuto scrivere nessun tipo di codice. Quindi devi creare, io ho sfruttato anche già delle tabelle esistenti, c'è una tabella che si chiama add user, dove dentro c'è nome e cognome, che sono gli utenti, che sono i contatti più o meno, quindi da lì ho messo nome e cognome, ho rinominato la scheda, ho duplicato la scheda in realtà, che è ancora più facile, ho duplicato la scheda socio, ho tolto tutto quello che non mi serviva in 4 minuti, ho rinominato la scheda in scheda socio. Data validità, tipo socio, ordinario, senior, quello che può essere, e io l'ho agganciata alle registrazioni. Ho fatto una tabella, ero partito con la volontà di adoperare la partita doppia. Poi ho capito che chi doveva fare, io facevo il tesoriere, adesso ho lasciato l'incarico, però è un problema anche di condividere con altri, per cui siamo partiti con una gestione proprio di cassa a un valore senza partita doppia, perché sennò diventava troppo complicato. Quindi ho fatto una tabella di registrazione semplice legata e da lì abbiamo cominciato a fare il bilancio, questo e questo, i centri di spesa e quant'altro. Poi qua ci si scontra sempre. Ovviamente siamo tra volontari e quant'altro, però sulla cultura, e questo rimane anche nelle aziende. Io adesso non so se avremo il tempo, però Idempiere nella contabilità ha una gestione di dimensioni contabili, per cui quando io vado a registrare i miei ricavi, per cui io vendo sedie, vendo tavoli, vendo finestre, e normalmente in un'azienda. Poi se ci sono, fate domande perché non voglio entrare in cose troppo specifiche. Il contabile dice: ah, facciamo tre conti. Allora c'è il conto ricavi sedie, ricavi tavoli, ricavi sedie, ricavi finestre. In Idempiere no, si lascia un conto solo e si adopera invece quelle che sono le dimensioni contabili oppure elementi di dimensione contabile, per cui io so che ho un prodotto che si chiama sedia. Magari il prodotto sedia fa parte di una categoria che è mobili, mentre se vendo servizi la categoria sarà servizi. E io posso spaccare i miei dati contabili, che so, io avrò un conto ricavi di 1 miliardo. E poi arriva il socio o il consiglio di amministrazione che dice: sì, ma quante sedie e quanto sono costate le sedie? Quali sono i costi delle sedie? Nella vecchia contabilità si faceva tutto sul piano dei conti e quindi le aziende avevano un piano dei conti che era lungo come la Bibbia. No, i conti sono quattro, quelli giusti, quelli del. Io parto anche qua. Si parte dal piano dei conti della CEE. Uno dice: ah, è riclassificato. Non c'è un riclassificato, c'è il piano dei conti CEE, io parto con quello, quindi gestione valore della produzione. Adesso non so quanti di voi masticano contabilità, eccetera. Però parti da quello e hai tutto, ok? Bene, firmatemi perché sennò io. Ok, metodologia, andiamo su cose magari poi. In realtà un sistema ERP nasce per due obiettivi. Uno è quello della gestione dell'efficienza operativa e dell'ordine di processo. Io ho le informazioni, le metto nel sistema, il sistema mi ritorna indietro esattamente degli alert, degli step per andare avanti. Ovviamente tutto serve per agevolare la fatturazione e subito dopo uno dice: ok, è un sistema che mi serve per
gestire la marginalità, quindi gestire i costi e gestire i ricavi, che detta così è semplice, ma le aziende fanno sempre fatica, quelle piccole perché di solito danno questa cosa al commercialista, che io voglio tanto bene ai commercialisti, falso, e, però ognuno deve fare il proprio mestiere, la mia azienda, come va la mia azienda, io ogni fine del mese, al 5 del mese, dovrei tirare una riga e dire, bene, quali sono, come è andato questo, questo è l'obiettivo. Allora, se uno investe qualche euro in un sistema di processo, una consulenza che ti aiuti a vedere questo, allora cominci a vedere un sistema che ti dà tanto, ok? Se pensi che sia un sistema, quando uno magari mi chiede, ah, io devo fare il DDT, devo fare la fattura, stiamo parlando di macchina da scrivere, stiamo parlando di come si lavorava 20 anni fa, secondo me, ok? Bene, torniamo un po' indietro. Quindi, Idempere ha tutta una serie di elementi a livello internazionale, per cui ci sono dei gruppi di discussione, c'è un gruppo IRC, mi sembra un po', ecco qui, vecchio, come sarebbe da un po' da... questa settimana, il 31, io domani parto, vado a Lione, che c'è la Idempere World Conference 2019, e parleremo un attimino come collaborare un po' meglio, perché nel 2019 scriversi su ERC diventa un po'... Ok. È tutto documentato, per cui wiki, commit, tutto il codice, si riesce a collaborare. Vabbè, questa è un po' vecchiotta, purtroppo la Bossi non ha fatto più... E questa appunto è la World Conference che in realtà devo dire che... Guardando i partner, sembra di essere in una grande azienda. Noi ci troviamo a Lione, siamo 55 persone provenienti da altrettanti partner sparsi in tutto il mondo, dall'Australia al Giappone, al Brasile, all'Ecuador, e ci si trova per poi discutere un attimino come portare avanti, no? Ovviamente. La differenza rispetto alla grande azienda è che non siamo dipendenti, ma il pane ce lo dobbiamo guadagnare giorno per giorno. Ok, quindi veramente da tutto il mondo. Poi un'altra domanda che mi fanno spesso, soprattutto magari aziende di un certo tipo, è quali sono le localizzazioni? Qua uno dei miei obiettivi, tipo dopodomani, è cercare di capire perché partner in tutto il... cioè oggi come oggi con la globalizzazione è sempre più importante dare una copertura di tipo internazionale, perché anche io ho un cliente di Trieste che ha aperto una filiale a Miami, ok? Giusto per capirci. E allora uno dice... Ok, la lingua, ok, la fiscalità, poi uno magari tanti danno una copertura di tipo operativo, ok? Tante nazioni nel mondo hanno una fiscalità che sicuramente è meno complessa o meno fiscale della nostra, una fiscalità meno fiscale grande. Ok, alcune anche peggio, io parlavo con un partner che è brasiliano, in Brasile la parte fiscale è una cosa più complessa che in Italia. Per cui ci sono diversi partner e queste sono diverse localizzazioni. Se vogliamo confrontarci fra chi ha le spalle più grosse, è chiaro che SAP da questo punto di vista non ha rivali, nel senso che se uno vuole un ERP che abbia una copertura funzionale certificata su tutte le nazioni, SAP, unica risposta, secondo la mia visione. Poi forse qualcuna SAP, Dynamics AX, ma poco. Oracle no, per esempio, non, già, non ci siamo. Però qua dipende, insomma, nel senso che... Ok. L'ottica dell'ERP... Uno dice che cosa deve fare l'ERP? Perché anche qua i vari partner non tutti fanno tutto. Per esempio, la produzione, noi ci siamo spinti parecchio sulla produzione, abbiamo riscontrato patti chiari, amicizia lunga, stiamo parlando di un open source. Io sono partito con
questo progetto dove su certe cose ci sono, c'erano, perché direi che non c'è più niente, c'erano alcuni buchetti, per cui sai quello che c'è, funziona quello che funziona e c'è qualcosa da mettere a posto, vuoi per la fiscalità, vuoi per l'operatività, vuoi per qualche errore che c'è dentro, abbiamo lavorato un po' su tutti questi ambiti. L'obiettivo è quello di far confluire, cioè il lavoro, almeno da parte nostra, è quello di cercare di andare ad eliminare tutte quelle che sono le sacche di inefficienza all'interno dell'azienda. I fogli Excel, la parte di reporting. Un'azienda sana ha di solito un controller, una persona che si occupa di controllo di gestione, che alla direzione fa una serie di reporting. Tutti questi reporting sono fatti in Excel. Io parlo con consulenti e consulenti e si fanno dare degli stati, li importano in Excel e dall'Excel creano. C'è un'attività molto elevata, operativa manuale che ovviamente comporta tutta una serie di inefficienze e secondo me anche di probabili errori, nel senso che se non ho tutti i documenti, se non c'è la join della tabella XY, è chiaro che un ERP deve rispondere anche a queste tematiche, nel senso che ho un database con una sua integrità di processo e quindi posso sfruttarlo proprio per essere la base di un reporting che non so, vuol dire solo grafici, vuol dire tirare fuori proprio anche degli indicatori di un certo tipo. Ok. Il metodo implementativo su Idempiere non è anche qua è molto flessibile perché si lavora dal codice base, quello comune in tutto il mondo, e poi qua si lavora per layer, per cui c'è il layer per la parte della fiscalità. Noi abbiamo fatto un plugin per la parte della produzione, abbiamo fatto un plugin per la parte dei documenti, abbiamo fatto un plugin per la parte delle risorse umane, abbiamo parlato prima dei contratti, plugin ce ne sono. E questi plugin devono avere una coerenza, quindi noi intanto guardiamo anche cosa fanno i nostri partner mondiali e quindi abbiamo collaborato per utilizzare questi plugin che siamo, diciamo, abbastanza fortunati, vuol dire che lavoriamo tutti bene, sono abbastanza incompatibili. Non è detto, cioè è comunque compito nostro verificare la congruità fra i vari plugin, perché qua io ricordo sempre un piccolo esempio, perché la parola plugin è abbastanza comune adesso, no? Vuoi WordPress, vuoi altre cose. Qua stiamo parlando di plugin che possono trasformare in maniera radicale il comportamento del sistema, ok? E quindi la coerenza di funzionamento di un plugin non è così scontata. Se vogliamo andare a vedere un esempio classico, cioè uno dice come gestisco i miei vari plugin, ok, andiamo. Vediamo se non mi sono. Ok, questa è la console dei plugin. Questi qua sono fisicamente. Io sono entrato sulla stessa macchina che qua sono dentro, solo che sono entrato a livello di console dei plugin. Ok, tutti questi che. Questo qua viene fatto attraverso la tecnologia OSGI. Bundle Felix Web, se uno vuole divertirsi a guardare cos'è la tecnologia OSGI, è una tecnologia di Java, Java Base, fatta da un consorzio dove dentro ci sono i più grossi da IBM, forse anche Microsoft, mi pare, boh, non so, no, forse no, non vorrei dire. Ok, e permette uno sviluppo a livello di plugin del codice Java. Ok. Che non è così facile perché ovviamente devo avere dei connettori
posso lavorare a diversi livelli, quindi posso fare call out, posso fare event handler, posso lavorare a diversi livelli in cui interagisco con il sistema per andare a sostituirlo. Non voglio entrare in tecnicismi perché sennò diventa troppo problematico. Però questa è la console. Quando io vado a installare un plugin, non vado altro che a prendere semplicemente un punto jar, un pacchetto di codice, compreso anche di, prendiamo per esempio la tabella di prima. Abbiamo fatto la tabella che si chiamava litlug. Ok, quella tabella lì, facciamolo anche fisicamente se vogliamo, possiamo pacchettizzarla . Diciamo che dietro a quella tabella qualcuno scrive anche un pezzo di codice. Quindi il pezzo di codice è che tu premi un tasto e questa tabella scrive dei fiorellini su tutti i campi. Vi piace come siamo in tema. Torno a livello system, ok? E io posso creare un packout. Un packout è un oggetto che serve per definire il packout della tabella litlug. Versione del packout 1.0. Qua posso dare delle descrizioni, qua possono dare una data di quello e vado a definire cosa contiene questo packout. Il packout può contenere qualsiasi tipo di elemento del sistema, un dato, un campo. Un campo di tabella, un campo finestra. Io qua vado a selezionare table. Io qua ci metto il nome della mia tabella, che è litlug, facciamo una cosa semplice. Volendo potevo selezionare una cosa di livello più alto, ossia l'application, ossia il livello del menu. Anzi, meglio, a livello di menu. Non l'avevamo chiamata litlug, ok. Seleziono il menu, una cosa più semplice di così si muore. Esporto il pacchetto. Lui mi ha fatto un punto zip. E questo punto zip, sì, no, scusate, l'ho già fatto. Ok, lo salvo perché Chrome lo scrive in basso a destra. Ok, io ho esportato io il mio punto zip che posso andare su un altro sistema ed empiere, qui. Da un cliente da un'altra parte, fare il pack-in e trovarmi cosa andrò a trovarmi? L'elemento di menu, tutto quello che viene ereditato, quindi la maschera, quindi la finestra, la tabella e tutti i campi che ci sono dentro. Ok. Se io avessi il punto jar di prima, quindi torno qua dentro e ho il processo, dentro il punto jar ci metto il mio zip. Quando importo da qui facendo questo bellissimo installa, e quindi qua vado a selezionare il jar, lui mi caricherà il codice Java, ma mi caricherà le finestre, salvo, non devo riavviare, non devo fare niente, automaticamente qui entrando dentro il sistema, se è una voce di menu, l'unica cosa che devo fare è logout, login, perché il menu viene caricato in fase di login, e se è un processo in realtà non serve neanche che esco. Io entrando dentro, facendo finta di essere su un'altra maschera, su un'altra macchina, volevo dire, perché ovviamente adesso non abbiamo il tempo di fare una cosa così completa, però sono da un cliente e io mi trovo, perché ho fatto il pack-in, automaticamente la mia tabella, cioè non la devo definire, l'ho definita. Idem se vado a fare delle aggiunte, cioè facciamo finta che questa sia la versione del plugin 1.0. E l'ho installata da un cliente, poi vado o in ufficio, si pensa di aggiungere un campo perché uno dice sì, ok, quello che mi ha chiesto il cliente l'ho fatto specificatamente, qua noi cerchiamo sempre di generalizzare il processo, cioè facciamo una cosa che poi sia utile anche a altri. Difficilmente poi, insomma, un cliente chiede delle cose a testa in giù, insomma, chiede sempre delle cose logiche, poi cerchiamo magari anche di ragionarci insieme. Vado da un altro cliente oppure si fa un ragionamento, quindi dice: ma si potrebbe implementare un nuovo campo, aggiungere quello perché così la maschera diventa più bella. Si definisce e quando si fa il packout,
Il pickout sarà incluso del nuovo campo. Vado qui, lui vede che ci sono dei campi e aggiorna solo quello per differenza, senza andare a fare danni rispetto a quello che era stato fatto prima. Quindi io mi trovo, e questo noi per esempio riusciamo a farlo con tutti i clienti, riesco ad avere i clienti che hanno l'ambiente tutto allineato. Poi, se quel campo è invasivo, perché magari, che ne so, è colorato, non lo so, di qualche tipo, qua dipende dalla parametrizzazione, nel senso che l'importante è salvaguardare l'impostazione del cliente e uno dice abilito questa cosa o non l'abilito. Quindi le cose che si fanno migliorative, si vuol pensare, devono essere comunque opzionali e non obbligatorie per il cliente, perché magari il cliente si trova a tre campi che saranno anche utili, ma magari non li vuole, giusto per fare un esempio. Bene, non so se vi piace questo modo di andare un po' di qua e di là, perché sennò poi se guardiamo troppe slide, penso. Una domanda. Certo. Queste cose che vengono ampliate, che sono opzionali, quindi destinate a una parte di setup, cosa che, cioè nel senso, se appunto abbiamo aggiunto dei campi che poi esportiamo ad un altro cliente, ne vuole due, tre, per essere opzionali cosa c'è? Cioè, sono come dire, delle cose da definire, c'è cioè, abilita o non abilita, Sì, oppure no, bisogna scrivere il codice, com'è che viene codice mai. definita? Io non scrivo mai codice. L'abbiamo visto prima, ma lo vediamo live. Io posso dire a un campo di mettere delle logiche di visualizzazione. Ti faccio uno degli esempi. Si può fare in mille modi, ok? Mille no, magari, però in diversi modi. Ok, però se io sono all'interno di una tab. Allora, tutti i livelli normalmente hanno delle logiche di sola lettura, logiche di visualizzazione. Io qua posso mettere tipo un parametro e quindi dire, siccome io posso caricare dei parametri, i parametri sono visualizzati qua come informazioni, io, scusate, sono, dov'è che sono? Ah, perché sono come system, quindi non li vedo. Vabbè. Ci sono delle variabili di sistema che io visualizzo, posso impostare, quindi lo precarico in un campo, carico se sì, se no, e quindi posso dire se visualizzare una certa cosa oppure Cioè, praticamente una variabile d'ambiente che viene controllato da tutti quei campi no. Certo, sostanzialmente. esatto. Più variabili E d'ambiente, quante ne voglio? questa cosa qui comunque viene portata dietro da LIN Assolutamente, sì. la differenza tra Per noi la LIN e standardizzazione è al massimo livello, per cui i parametri, le variabili di ambiente, la versione del plugin, deve essere tutto uguale, ok? Normalmente poi diciamo che sono tutte migliorie che non sono proprio invasive, nel senso che mi viene in mente sulla fattura elettronica, c'era un cliente che mi diceva che siccome loro non avevano servizi automatici, perché poi quando fai l'XML magari lo metti in una cartella in automatico, viene pescato o inviato in automatico, oppure tu vai, non vuoi pagare niente, vai sul sito dell'Agenzia delle Entrate e ti carichi le fatture a mano. Il problema è che tu lì a mano devi sapere se l'esito è positivo o negativo. Allora, questa si scriveva su un campo descrizione. Allora, abbiamo messo un flag, faccio un esempio stupido, un flag per dire se la fattura era accettata, perché non la carico in automatico, la carica il cliente, quindi il cliente si deve mettere questo ok a mano. Quello lo abbiamo messo, poi faccio conto che quando tu visualizzi i campi, tu vedi tutti i campi e tu hai sempre la possibilità di selezionarli, quindi magari di default io non te lo faccio vedere e se voglio lo seleziono, ok? Per cui ho tutta una miriade di livelli comunque per non dar fastidio, ok? Si cerca sempre di valutare qual è l'approccio migliore. Ma quando si aggiorna il programma che va alla versione successiva, Se cioè, tutti i vari clienti hanno dei benefici, cioè vedono una differenza oppure rimane
per loro uguale. No, noi aggiorniamo, allora dipende dal tipo di servizio che sottoscrivi. Quello che consegniamo noi, e ogni tanto abbiamo fatto sempre di più di quello che, nel senso che per necessità ogni tanto, noi aggiorniamo sempre in continuazione, cioè per noi aggiornare i plugin lo possiamo fare tipo 20 volte in un anno, per cui il cliente man mano che uno va avanti si trova sempre la versione più aggiornata. Questo è a vantaggio nostro e anche a vantaggio dei clienti. Ok? Tipo la versione che verrà fuori, la 7.1, noi faremo uno dei test, no, normalmente noi come lavoriamo? Primo, uno, la nostra versione non è che è di un anno fa, ovviamente la nostra versione è stata aggiornata, mi pare, la prima settimana di settembre, per cui siamo indietro di un mese. Noi siamo alla 6.9 in realtà, no? Uno può avere la 6.2 e solo fare le patch di bug, ok? E rimane alla 6.2 senza aggiornamenti. Oppure uno può assimilare anche tutte le modifiche di miglioramento. Noi sopra ci mettiamo anche i nostri plugin, quindi noi siamo sempre aggiornati, noi la build di tutto il pacchetto è della prima settimana di settembre con tutti i nostri plugin bene o male aggiornati. Magari qualcuno magari è fermo da 3 mesi, mi viene in mente quello del calendario, probabilmente da giugno non l'abbiamo più aggiornato. Però quando aggiorniamo un plugin non lo aggiorniamo a tutti i clienti insieme, cioè aspettiamo sempre che con il cliente dobbiamo fare qualcosa, ma il tempo di aggiornamento sull'altra maschera che abbiamo visto è, parliamo di minuti. Questo è live, volendo si può installare attraverso sistemi tipo Ansible dei sistemi di deployment e quindi di aggiornamento automatico. Ok? Tutte queste cose fanno sì che io che devo andare in Francia, mi è successo che avevo la carta d'identità scaduta, ieri sono andato in comune per rinnovarla, perché ho detto, simpatica sta cosa, e ieri mattina il comune era chiuso perché stavano facendo un aggiornamento dei sistemi informativi. Il nostro fermo macchina più grande può essere di 10 minuti, per cui anche chi dovesse avere... Io mi ricordo anni passati che quando ho fatto il dipendente, ho lavorato per SAP, lavoro per SAP, per aziende e abbiamo implementato SAP, gli aggiornamenti li pianificavamo classico il sabato pomeriggio. Perché? Perché turno della mattina, turno del pomeriggio, eccetera, o fai venire uno, il tecnico, dopo le 10 di sera, eccetera, ma se hai un ciclo di produzione che ti porta a... No, noi in realtà l'ultimo cliente che... datore di lavoro nel caso specifico, faceva navigazioni di gasiere, per cui aveva navi in giro notte e giorno, eccetera, per cui c'erano turni, erano di ufficio, però erano comunque turni, e gli aggiornamenti erano un problema, perché comunque duravano 4 ore, crocifissi e scongiuri vari, va a pregare, perché qua se uno ha un problema, io torno sulla mia maschera di prima, se ho un problema installo il mio plugin, se non funziona ho il jar precedente, tolgo questo e rimetto quello di prima. Se ho la versione 3 non funziona perché sono un bip, prendo la versione precedente, chiedo scusa al cliente e rimetto quella che funzionava fino a prima, ok? Per cui se c'è... È successo una settimana fa che abbiamo fatto una piccola modifica al cliente e c'era un flag che doveva essere modificato. Preso, rimesso quello, abbiamo rimesso a posto, nel giro di mezz'ora abbiamo rimesso a posto, però non abbiamo lasciato il cliente che per mezz'ora rimaneva fermo, ok? Per cui si va, si torna. Queste sono cose che per fortuna tecnologicamente danno un vantaggio a tutto tondo, perché il cliente non rimane fermo. Tu non perdi tanto tempo perché è chiaro che se io devo fare 4 attività per controllare, fare gli update del sistema, fare tutte queste cose e io ci metto 4 ore, queste 4 ore il cliente le deve pagare, ok? Cioè, se io ci metto 5 minuti, boh, insomma, sì, magari ne faccio anche due insieme in 5 minuti, per cui... Sono qui parlavi di termomacchina, c'è chi tende a fare delle macchine tipo di backup, dico io non so, un sistema di backup.
Nel senso che funziona, ma anche il conto di Adesso no, qualcuno mi spiega il tasto per partire da dove? Solo se esiste, ah, Shift F5, ok. Eccolo qua, guarda, era subito dopo. Questo è il metodo implementativo, quindi questo dà un livello di flessibilità. In realtà, qua ci avevo fatto due, ho riassunto, in realtà Idempiere permette, poi se quella nuvoletta tu c'hai il server sotto la scrivania, va bene lo stesso, intanto è via web, per cui quello intende che... Però tu puoi avere più server application, ok, quindi interfacce web, chiamiamole così, ok, e c'è un connection broker, un proxy, ci mettiamo qualcosa davanti e qualcuno stabilisce su quale application andare, quindi può essere ridondato, e inoltre anche il database che c'è dietro può essere ridondato. Questo è due, ma in realtà la tecnologia che c'è dietro a Postgres, quindi a livello di database, noi abbiamo fatto un test su una soluzione abbastanza che permette già di scalare abbastanza in alto, tranquillamente 100 utenti, con i due database, uno adoperato in scrittura e l'altro adoperato in lettura. Ed è una soluzione molto ottimale perché in realtà i colli di bottiglia non vengono creati in realtà sulle scritture, ma vengono creati dalle letture. Il problema più grosso è l'utente che apre la contabilità, le registrazioni contabili, e dice registrazioni contabili, ok, peccato che magari eravamo partiti 4 anni fa, questo fa 4.000 fatture al mese, quindi ci sono qualcosa come 480 milioni di registrazioni. Quindi se io ti do una maschera di filtro e tu mi dai ok, il sistema comincia a succhiare 480.000 o 480 milioni, quello che volete, righe dal sistema, ok? E quindi il database viene messo in crisi. Se io separo e divido queste due cose, faccio sì che chi operativamente sta correttamente registrando il suo DDT, la sua fattura o quello che sta facendo, lo fa perché sta scrivendo sul database di scrittura. Questo viene replicato in tempo reale da Postgres su quello di scrittura e il BIP che sta facendo l'interrogazione senza metterci un minimo di cervello va a leggere su quello di lettura senza recare danno a chi sta lavorando. Ok, da questo punto di vista, se penso di aver risposto. Poi, ovviamente, questo qua puoi viaggiare tranquillamente fino a 50 utenti senza problemi. Quindi i due database sono sulla stessa macchina o molto vicini? Ma oddio, in realtà, no, anche Geo, là dipende... Sono pacchetti che vengono trasferiti, per cui... Quanto ci mette? Ci mette. Sono pacchetti tecnicamente si può... Sì, ma per il temporale bisogna che siano molto vicini. Ma insomma, da trasferire un... Se tu hai un problema di... Per esempio, se quei due server potrebbero essere uno in Cina, uno in Europa e uno in America, perché magari dietro ci metti anche un e-commerce, quindi hai bisogno dell'e-commerce con Postgres locale che acquisisca gli ordini locali, venga sincronizzato con quello europeo che venga sincronizzato con quello in Asia. Ovviamente l'utente locale non può accedere a quello europeo perché la latenza è troppo elevata, tu da Hong Kong non puoi collegarti a un data center europeo, devi avere per forza un Idempiere. Mentre a livello di Postgres tu puoi avere la sincronizzazione da qua a là senza problemi tra data center. È chiaro che avrai invece dei millisecondi avrai una sincronizzazione. Se uno da una parte e legge da quell'altra... tempo deve essere proprio brevissimo per poter leggere le cose scritte, altrimenti... No, no, ma prima rispondo tecnicamente. La sincronizzazione del database è fatto a pacchetti, per cui quando tu crei un dato qua, i due database si passano il pacchetto, ok? Quindi è una sincronizzazione di pacchetti, ok? Questo pacchetto viaggia. È chiaro che questo rimarrà... Se questo viene continuamente popolato, al tempo istantaneo è sempre non sincronizzato. La sincronizzazione avviene man mano che fluisce i dati. Se tu fermi l'inserimento dei dati, il tempo di trasferimento può essere 10 millisecondi, un secondo,
5 secondi, ok? 5 secondi non penso che, ok, però il singolo pacchetto. Poi, se tu mi stai inserendo 100.000 articoli, è chiaro che i 100.000 articoli per essere trasferiti ci metteranno anche dei minuti. È un po' come se tu stai inserendo un articolo, un articolo, un articolo, e di là vedi un articolo, un articolo, un articolo, man mano che vengono inseriti. Però la sincronizzazione ci sono, non so se l'ho messa qua. Cioè, la replica di database è una cosa ormai iper scontata su Postgres, ormai stabile da 3-4 versioni. Anche quello che sembra strano a me è che se utilizzi il database come scrittura, crea la scrittura e lui fa solo quello. E poi quello di lettura comunque affronta la scrittura se vorrei andare disponibile, quindi comunque il tempo di scrittura ci sarà comunque, cioè è in replica, però non è che non ci sia la scrittura, scrivi da una parte e poi deve essere scritta dall'altra, quindi in grosso modo la scrittura avviene comunque in tempi diversi. Però alla fine la scrittura c'è comunque. Ma quello che legge però non va a collassare il database di scrittura. Ok? Cioè, non è utilizzato, il database di scrittura non è utilizzato da chi accede ai dati, quindi se io che ho 100 articoli come dicevi e poi l'interno, potrei non trovare perché non sono stati replicati nel database di lettura, giusto? Sì. Sì, poi insomma. Dipende. Sì. Sì, no, beh, in tutti i sistemi di sincronizzazione, questo è un dato di fatto che più vicini sono e più questo problema esiste. Per esempio, io ho fatto un test fra data center ci sono delle connessioni ovviamente talmente a banda larga che veramente si riescono a fare cose straordinarie. La cosa che è un po' più problematica, io ho avuto qualche richiesta, un cliente che dice: ok, bello averlo in cloud, noi diamo il servizio in cloud, così backup, tutte queste robe, siamo noi a garantire il servizio al 100%. Poi il cliente dice: ma io ho un sistema di virtualizzazione, posso sincronizzarlo qua? Ah! E uno dice: che banda hai? Ah, c'ho una DSL 7 mega. E tu, cioè, capisci che sincronizzare con una DSL 7 mega, tu no. Là ti dico, ti faccio un backup che se la mattina hai internet morto, ti è successo, accendi il tuo server virtuale locale e riesci a lavorare lo stesso. Quindi è un approccio da disaster recovery, cioè in situazione estrema sei in grado comunque di partire, ma non sincronizzare sicuramente. Però anche su questo, dietro c'è una tecnologia che si chiama Azelcast, forse dopo metto una cosa, che serve proprio per la sincronizzazione, del fatto di avere più web server in contemporanea, per cui tu quando fai la chiamata, chiami un web server, risponde l'altro, se uno cade, tu non perdi la connessione, ma la connessione viene passata a un altro web server. Queste cose qua, parla con i top ERP, prima di tutto. Licenze contro licenze, qua hai tutta tecnologia ovviamente open source che però è Postgres ormai è un sì. Ok, tutto quello che si va a codificare viene gestito attraverso dei sistemi di versioning, ok? Per cui tutti i singoli pezzettini di codice, sistemi tipo GitHub, Mercurial, Dove lo trovo? Perché adesso qui stavo cercando, non trovavo. Bitbucket slash idempiere. Dopo mi pare che l'ho messo un riferimento. Ok, quindi questo permette che ci sono sviluppatori sparsi per tutto il mondo. Qua purtroppo non si vede molto bene, però uno fa una commit di un certo pezzettino. Qua ci sono delle logiche di trust, per cui non tutti sono autorizzati a fare delle commit sul repository centrale, perché ovviamente per arrivare a un certo livello, un po' come questo, non è che si intuisce tanto, ma insomma, diciamo che c'è lo sviluppatore estremo che rilascia la patch, poi questa va in una coda, una peer review di revisione che un utente, uno sviluppatore più esperto la riguarda, la rivede, normalmente perché tu scrivi un codice e ti sembra che funzioni, poi
Non hai verificato se il workflow è stato, perché in mezzo ci sono tutta una serie di classi, metodi da verificare per far sì che quel pezzettino di codice che apparentemente funziona sia giusto, perché se uno attiva il workflow su quella maschera non funziona, perché tu nel tuo codice non l'hai implementato, ok? Quindi l'esperienza di programmazione anche qua non è proprio così, però non si vede, ok. Questo è il sistema appoggiato al repository di cui si diceva prima, dove ci sono tutte le patch, tutte le commit, o vengono identificate tutte le issue, per cui le issue, i ticket, i task, chiamiamoli come vogliamo, che possono essere o debug, per cui segnalo un bug, vado qua dentro e ho segnalato che se premo il tasto X, invece di fare 3 più 3 fa 6 più 6, piuttosto dei task di miglioramento, e qua posso essere l'utente stupido che dico vorrei che facesse così, ma non c'è niente, oppure vado avanti e dico, boh, io sviluppo il pezzettino di codice, io ho fatto questo e ci metto anche la patch, cioè la modifica rispetto al codice originale di miglioramento che fa sì, e quindi qualcuno prenderà quella patch e viene portata dentro in Idempere, e quindi pian pianino il sistema viene migliorato. Ok, quindi Postgres, processi operativi, repository e quindi sviluppo. Ci siamo dimenticati anche della parte di reportistica, quindi Jasper Report, non so quanti di voi lo conoscono, è lo strumento per fare reportistica dentro Idempere. Sì, anche là ce n'è da fare, perché la reportistica sembra sempre una cosa secondaria, ma se fatta bene in maniera parametrica, eccetera, eccetera. Noi, per esempio, abbiamo fatto tutta una reportistica multilingua parametrica rispetto al sistema, per cui io codifico il cliente, metto la lingua e dico, boh, il cliente utilizza a livello di reportistica la lingua inglese e quindi l'ordine di vendita, io sono nell'ordine, lo scrivo, mi viene fuori in lingua inglese. Se ho la codifica dei codici, quindi ho la mia penna dove lo traduco in inglese, automaticamente prenderà la descrizione in inglese con l'etichetta in inglese, quindi scriverà product, due punti, pen, giusto per capirci. Mentre se vado lì, ci scrivo brasiliano, noi abbiamo fatto in cinque lingue, portoghese, inglese, francese, inglese e italiano, giustamente. Ok, ovviamente è tutto estensibile, noi ci siamo fermati a cinque. Per cui, cose, l'Application Dictionary tecnicamente è quello che abbiamo fatto prima, cioè è l'utilizzo di Idempere come framework, sarebbe il dizionario dell'applicazione, gli elementi, gli oggetti di Idempere, tabella, campo, finestra, regola di visualizzazione, dynamic validation, tutti questi oggetti che servono per definire, che sono definiti, non sono, non stiamo parlando di codice, è tutto quello che è l'Application Dictionary. Una persona che senza scrivere una riga di codice sa adoperare bene l'Application Dictionary fa cose fantastiche su Idempere. Cioè arriva a strutturare. Infatti il bello dell'Application Dictionary è quando uno arriva a un cliente che ti fa una richiesta specifica. Non so, pensiamo a un'azienda che fa assicurazioni. Ok, non ho aziende che fanno assicurazioni, però immagino che se uno volesse gestire delle assicurazioni, fra clausole, rischio, calcoli, franchigie, robe del genere, bisogna fare un qualcosa di abbastanza complesso, no? Ok, bisogna sicuramente sviluppare un plugin. Però uno dice, è fattibile, quanto costa, com'è, posso vedere, eccetera. Uno dice, ok, non scriviamo niente, cominciamo, a me piace anche con i fogli A3, cominciare a disegnare, a modellizzare, e uno dice, creiamo una tabella, bene, creiamo la tabella del tipo di assicurazione, creiamo la tabella del tipo di rischio, creiamo una tabella, poi questa la mettiamo là, e cominci a fare le maschere, a fare i campi, a fare le relazioni fra un campo e l'altro, senza scrivere una riga di codice. E quindi cominci a fare la modellazione di tutta la soluzione,
puoi entrare dentro. È chiaro che magari da questa tu vuoi creare un'altra cosa e adesso questa la devi popolare a mano perché non c'è il processo Java in mezzo. Però puoi simulare a mano quello che potrebbe essere un processo operativo. Quindi a quasi a costo zero, soltanto con un po' di buona mente, buona analisi, si riesce a fare una buona modellazione. Questo ai clienti piace tantissimo. Soprattutto, no, uno, non ti porti dei rischi, perché arrivi a proposito delle assicurazioni, puoi arrivare a un certo punto e insieme definisci se il modello è reale oppure succede a volte di fare documenti dove si mettono dentro delle specifiche, arrivi a implementarlo e a metà della realizzazione scopri che il modello era sbagliato, ok? Più di una volta, purtroppo. Qui le cose da fare sono tante, per cui c'è, come si dice, spazio per tutti. Non ci sono plugin italiani nel sito Bitbucket, nei sorgenti, non sono Quello è solo il repository centrale. Ok, allora questo è Open Hub. Qui si vedono un attimino, per esempio, l'attività di Dempire che va sempre abbastanza. Io una delle problematiche che ho avuto all'inizio, prima di intraprendere questo grande progetto impegnativo, è uno dice. E questo fatevelo su tutti i progetti dell'open source, nel senso che laddove un prodotto lo devi cominciare ad operare in azienda, quando cominci ad operarlo, scoprire dopo 3 anni che viene abbandonato non è una cosa facile. E purtroppo leggevo una statistica che mi pare che su 10 progetti open source, 7 vengono abbandonati entro i primi 5 anni, una cosa del genere, come statistiche, no? Chiaro che tanti sono piccoli, eccetera. Qua siamo, rispetto all'anno scorso, abbiamo più 74, più 15%, più 74, cos'è? Up 74, 15% di commit. Quindi il sistema, qua stiamo lavorando su, non si legge, forse era meglio che leggevo da qua, nel senso un po', e siamo sui 3 milioni di codice. Questo taglio qua sotto che si vede, in realtà qua è stato, qui era tutto adempiere. A partire dal 2000. Quando è nato Idempiere, perché, vi spiego un altro aneddoto magari, Idempiere è nato uno per implementare questa tecnologia OSGI, che su Adempiere non c'era, per cui il fatto di poter mettere plugin ha permesso una cosa che su Idempiere si faceva con fatica, cioè condividere il codice. Il fatto di poter fare dei plugin significa che io sono aggiornato sulla release di Idempiere, accennavo prima, a metà settembre. Quando invece uno parte da Dempire, comincia a modificare il codice e va alla deriva, come si dice. Per rimettersi, dover rivedere tutto il codice e fare un bagno di sangue. I plugin permettono di dire, ok, io rimango sul codice, ma questo faccio un plugin per cui do una cosa che mi modifica a livello, noi abbiamo fatto delle cose a livello di contabilità abbastanza invasive, ok, da questo punto di vista. Senza dover toccare. Lì è stato tolto tutta una serie di codice sporco che c'era dentro in Idempiere, per non far sì che Adempiere diventasse, o Idempiere se poi lo ereditava, diventasse un po' come è diventato SAP. SAP è il sistema ERP più grande al mondo, però per implementarlo servono 5 consulenti. Uno che segue la contabilità, uno che segue la logistica, uno che segue la produzione, uno che segue eccetera. Uno che fa da capo progetto per seguire gli altri 4. Perché? Perché è un sistema talmente complesso, con tanti parametri per supportare talmente tante aziende, che un consulente unico non riesce a conoscerlo tutto. È negativo, è talmente grande che ci sono tante cose da fare. Ovviamente uno che ha i clienti di SAP, ha la mole dietro di programmatori, una struttura di SAP che è nata nel 70, che è l'azienda di software gestionali ERP più grande al mondo, se lo può permettere, ok? Nel senso che poi ovviamente viene tutto fatto cadere sul cliente, un progetto minimo di SAP si parla minimo minimo da 200.000 euro in su, perché sotto non ci si riesce a stare. È chiaro che se lo fai su un prodotto open source,
stai cannando completamente il tuo obiettivo. Per cui l'obiettivo di Dempire è di avere un core stabile, pulito e che sia condiviso. Io non voglio vedere cose che va bene al brasiliano e a me non me ne frega niente, devono essere tutte cose condivise, ok? Cose fatte, perché poi ci sono appunto i plugin. E quindi con quello vado a completare. Se non basta, vado a fare quello che mi serve, cioè l'implementazione è veloce, è fast, supporta, poi detto così fra noi, non è che adesso vogliamo parlare troppo male di SAP, è solo che è il punto di riferimento numero uno. Quando uno prende SAP dice non è che con SAP funziona tutto, questo è assolutamente falso. Quando si fa l'analisi si comincia a dire, uno dice ah, dobbiamo modificare questo e quello e quello, perché io faccio sempre l'esempio, è un po' quasi grosso modo come avere degli Excel dove dietro hai delle logiche, però se tu metti due numeri su due celle sotto non è che ti fa la somma in automatico, ok? Al sistema bisogna dirgli che cosa vuoi. Quando ah, ma fammi vedere come fa, come lo fa. No, la prima cosa che si fa in un sistema ERP serio è, io la prima cosa che faccio dai clienti è chiedere al cliente come fa le cose, come inserisci gli ordini e come li evadi, come fatturi, come controlli il magazzino. Cerco di capire come lavora e poi da quello magari da un punto di vista consulenziale gli dico dove sta sbagliando, dove potrebbe migliorare, e magari lo sa anche lui, nel senso che sa benissimo quali sono le criticità del sistema, e che se uno poi decide anche di cambiare gestionale è perché vuole anche migliorare i processi, non solo cambiare il software, perché il software non cambia i processi. Questi qua sono gli strumenti. Eh no, in realtà non c'è il sito esatto del... ma lo metto comunque. Ok, questi sono un po' gli strumenti che abbiamo un po' riepilogati, per cui dall'ultima versione Java viene supportata alla 11, mi pare che c'è la 12 adesso? Sì, boh, vabbè. Ok, comunque prima era Java 8, adesso siamo passati con la versione per cui dall'ultima volta che ci siamo visti c'è stato fatto un aggiornamento molto forte della tecnologia. L'IDE adoperato è Eclipse, abbiamo parlato della tecnologia OSGI, il repository è su Bitbucket, mentre Adempire è su GitHub, giusto per fare. La parte di framework è ZK, che giusto per capire cos'è, se non l'avete mai visto, è proprio il framework web, cioè gli oggetti grafici utilizzati dal codice Java è ZK. ZK è un framework che se uno si vuole divertire, se uno fa un progetto open source, in sé per sé è scaricabile gratis. È un prodotto enterprise. Poi a me è capitato nella vita di vedere diversi prodotti che lo adoperano come prodotto, ok, anche di società. Idempire lo adopera proprio come motore grafico. Postgres, non ci sono parole. JasperStudio l'abbiamo utilizzato. A proposito di Web Services API, che sono dei connettori, tutti sapete cosa sono i Web Services API REST? Sì? Boh, no? Allora, quando uno deve importare o esportare dei dati, che ne so, collegare l'e-commerce, noi abbiamo fatto un plugin per collegare WooCommerce, che è un plugin di e-commerce di WordPress, il più diffuso al mondo penso che sia. Una volta il trasferimento dei dati, uno cosa faceva? Ah, dammi un file CSV, dammi un file, mettimelo su una cartella FTP, lo importo, lo metto in una coda e ci faccio tutto quello che voglio. Allora, sempre relativamente all'esportazione, io posso dire che qualsiasi tabella, anche quella che abbiamo appena fatto,
può essere esportata o importata come dati. Per cui se io vado sulla mia tabella litlug, hai quello che è, io posso esportare la tabella in formato Excel o CSV, ok, e posso anche importarla. Posso importarla in inserimento, in update o in merge. In merge vuol dire che se non c'è lo crea, se c'è lo aggiorna. Ok. Comodo, veloce, fantastico. Questo su tutte le tabelle, per cui tipo la classica problematica di esportazione o di importazione dati durante una migrazione, in idempere uno dice dammi i dati su un foglio Excel, il costo della migrazione è tu preparami il CSV ed è gratis, è costo zero. Se vuoi che lo faccio io, cerchiamo di capire come tirare fuori i dati dal tuo sistema e quindi sono ore che ci vogliono per farlo. Chiaramente, se io questa cosa la devo fare tutti i giorni oppure devo esportare, tipo importare l'ordine che ho avuto sull'e-commerce, non è che posso andare su WooCommerce, tirare giù, fare un CSV, andare qua dentro e fare l'import dell'ordine. Se ho un ordine al mese, forse ho un ordine al giorno, forse potrei anche farlo. Se no, aspetta, che qua, se no. Ovviamente ci deve essere un connettore web, chiamiamolo così, con una chiamata REST. Praticamente io posso vediamo se. Io posso inserire i dati direttamente su Idempere, quindi posso andare a creare, a strutturare l'insert, quindi avere in ascolto un tubo che mi dice come inserire i dati. Oppure questo tubo può essere anche fatto verso l'esterno, per cui io posso, se uno mi chiama, dare io dei dati. Per cui qualcuno mi chiama e mi dice dimmi il nome del cliente 115 e io gli rispondo Marco Longo. Dimmi l'importo di 110 euro, ok? Oppure al contrario, io sono in ascolto e l'altro mi dice ho un nuovo ordine di Marco Longo e io lo inserisco e magari gli restituisco il numero o gli restituisco l'ok. Questi sistemi si riescono a fare attraverso appunto i web services. Idempere ha la parametrizzazione di questo, quindi su tante cose è predisposto, poi magari si possono fare anche delle estensioni e quindi serve scrivere poco codice, ok? Se l'altro sistema, tipo WooCommerce per e-commerce, hanno delle chiamate abbastanza fatte bene. Ok, l'Application Dictionary, il Pekin l'abbiamo visto prima e Hazelcast è quell'oggetto che serve per avere più application. È quello della ridondanza del il cluster, chiamiamolo così. Ok. Due note su questa qua io mi piace fare. Uno dice: quali sono i vantaggi di Dempire? Allora, perché uno dice: ha ogni cliente il suo IRP o il suo gestionale. Allora, il problema di Dempire è verso il basso, nel senso che io ogni tanto ho qualche professionista, qualche microazienda che mi chiede per i Dempire. E ovviamente dipende dall'obiettivo, nel senso che se l'obiettivo è, come è stato fino all'altro ieri, adesso sta un po' passando questa richiesta, è fare la fattura elettronica, io dico. No, Idempire non è fatto per fare la fattura elettronica, piuttosto ti prendi il servizio, facciamo un po' di pubblicità di Aruba, paghi 20 euro l'anno, hai il modello, fai la fattura, sei a posto, paghi poco, hai poco ovviamente perché hai la fattura, non hai uno scadenziario, non hai un conto di ricavo, non hai una gestione del magazzino, eccetera, eccetera. Per cui se togliamo la prima parte proprio del primo utente, ok. È chiaro che io ho avuto anche professionisti o studi professionistici che hanno scelto Idempire perché magari vogliono degli obiettivi operativi, fare un cronoprogramma per i propri operatori, per cui stabiliscono un progetto
di ristrutturazione di una casa e quindi devono fare un Gantt, devono mettere dentro delle risorse, dicono prima bisogna fare questo, questo qua mi occupa questa settimana, eccetera, eccetera, quindi un'integrazione magari con un calendario condiviso su un telefono e quindi utilizzo l'ERP non per la parte magari di contabile, che il più delle volte gli studi hanno la contabilità da commercialista, ma più da un punto di vista operativo di processo, quindi mi serve fare l'offerta, gestire le offerte, vedere l'avanzamento dell'offerta, i documenti che mi servono per l'offerta, quindi implementare, magari su questo anche i clienti hanno delle cose molto specifiche, molto custom. Piuttosto che invece si comincia, io la cosa che, quindi io dico, se sei piccolo, ogni tanto per me Idempiere non è il prodotto che va bene, no? Perché è un po' troppo complesso, se non hai almeno degli obiettivi di un certo livello. Faccio fatica, se tu hai bisogno invece, sei una multiazienda internazionale che magari ha SAP oppure vorrebbe implementare SAP, o hai delle fiscalità di un certo tipo, quindi veramente hai sedi in più paesi del mondo, ma Idempiere magari ha delle funzionalità, vediamo che un SAP ha sicuramente funzionalità più elevate, ma a volte io dico è un po' come avere un castello, no? Con tante stanze e non è detto che tu utilizzi tutto quello che ha SAP, ti interessano solo tante cose. Allora, perché pagare tanto per avere qualcosa che comunque va implementato in maniera sistematica? Con quel budget là, anche se, mi permetto di dire, sempre meno, manca qualcosa su Idempiere, quello che manca riesco anche a cucirlo esattamente su mia misura, fatto bene, con una tecnologia stabile, quindi con i plugin, senza fare porcherie, che ve ne vengono fatte tanti, dalle software house, da gestionali, eccetera, eccetera, si riescono a fare le cose fatte bene, integrate in maniera ottimale. Le piccole software house, secondo me, rispetto a prodotti di questo tipo, sono quelle che secondo me oggi come oggi stanno soffrendo un po' di più. Io due o tre, che, anche più di due o tre, che hanno chiuso ci sono, perché uno, la tecnologia va sempre più avanti, per cui parliamo di connessioni, parliamo di web, la trasformazione fra il classico sviluppo .NET al web ha comportato una serie di emorragie, ormai il web è quasi dato per scontato, 5 anni fa Idempiere era uno dei pochi che l'aveva, adesso proporre un prodotto ancora client server a un cliente, penso che le software house facciano fatica a proporlo. Però comunque la tecnologia va avanti, HTML5 piuttosto che magari tecnologicamente, con Idempiere si riesce ad avere un costo basso perché in realtà tutta la parte di sviluppo che viene fatta dai vari partner, il costo viene divisa fra tutti i partner, per cui io non devo ribaltare al cliente questo costo, mentre una piccola software house che deve continuamente aggiornarsi e quindi ha un carico di sviluppo, noi abbiamo uno sviluppatore Java, uno solo. Consulenti, senior, junior che seguono, help desk, formazione, reportistica, avanti. Lo sviluppatore deve essere uno. Le software house, di piccole software house, magari hanno 4, 5, 10, 20 sviluppatori. E quel costo è un po' come se quei 20 io ci metto dentro Carlos, che è in Germania, ci metto dentro Murilio, che è in Brasile, ci metto Hideaki, che è in Giappone, che hanno tutti aiutato a creare o i loro plugin che noi utilizziamo, oppure implementazioni e innovazioni sul core. Io il costo loro non lo vado a ribaltare al cliente finale, quindi ha tutto vantaggio che noi possiamo essere più concorrenziali, e il cliente ovviamente anche può investire allo stesso prezzo su persone. Io mi sono trovato a volte, nella vita passata diciamo così, che magari dal canone di manutenzione, da una serie di costi, il cliente paga X e alla fine non spende niente, non investe niente per migliorare il proprio prodotto, perché ha dei costi di base. Io avevo un cliente che pagava di X 28.000 euro all'anno di canone di manutenzione, 35 utenti. Sono tanti, sono pochi?
Questo è un costo di un IRP di un certo tipo. Io con 28.000 euro riesco a erogare 50 giornate. Ok. Quindi qua sempre capire bene, però ecco, le piccole software house, secondo me, o uno sceglie SAP per scelta, tanti per esempio magari devono essere quotati in borsa, un funzionario che ti accompagna, la prima cosa ti dice prendete SAP, perché così hai il bollino, perché poi le società di certificazione, se hai SAP, se hai già l'ok, no? Perché se hai SAP hai i processi certificati. Falso. Io conosco aziende che avevano SAP che lavoravano malissimo, però vabbè, live ci siamo già andati. Documentazione wiki online da migliorare, diciamo da questo punto di vista. Il framework ne abbiamo già parlato. Ecco, sul framework diciamo che c'è stata un'impennata molto positiva, nel senso che Idempere avrebbe anche un client Java. Quindi lancio il Java client, client server classico, che noi abbiamo utilizzato fino a 3 anni fa, più o meno. Da 3 anni a sta parte, dalle ultime 3 versioni di ZK, questi sono i tempi di risposta dell'interfaccia web, che sono stati migliorati in maniera, eccezionale. All'inizio, parlo di prima di 3 anni fa, l'interfaccia web ogni tanto era un po' pesante da vedere. Adesso esiste solo l'interfaccia web, infatti se uno va sul forum e prova a scrivere altre cose. Altra domanda, qua è sparita un'icona, è ovviamente Idempere funziona sia con Postgres che con Oracle. Ok? Quindi se un cliente, a noi ci è capitato un paio di volte, ha già un contratto per altre problematiche oppure ha qualche predilezione per Oracle, ovviamente senza problemi funziona con Oracle. È chiaro che Oracle, licenza, pagamento, supporto, sistema operativo e tutto quello che ci va dietro, però tanto di cappello, sì, nulla. Però da un punto di vista di performance, parliamone, nel senso che non so se. Ah sì, Oracle, eccola lì. Sì, Postgres dalla versione 10, ormai veramente l'elefante è un bel simbolo, secondo me. Io sono andato all'ITPUG, all'evento nazionale a Milano e anche sul Lago di Garda. E ci sono società, Subito.it, Zalando, società che hanno qualcosa come 100.000 database sparsi, Zalando mi pare fa tipo 19 miliardi di fatturato, una roba già, e loro lavorano solo con Postgres. Postgres ormai ha logiche di parallelismo delle query. Se io devo fare un'interrogazione che supera, mi pare, le 200.000 righe, il sistema in automatico, in maniera trasparente, non devo modificare la mia stringa SQL, posso implementare delle logiche definite nel database che io vado ad eseguire due query contemporanea, se ovviamente la mia struttura, ma l'hardware oggi come oggi è super abbondante rispetto alla necessità, almeno soprattutto per Idempere. Quindi io riesco a fare un'interrogazione in parallelo e ho una restituzione in tempi non dico dimezzati, ma comunque più ottimizzati. La replicazione fisica e la replicazione logica sono cose che ormai i foreign data wrapper sono dei connettori di Idempere verso dati, base dati di origine diversa. Ho un foglio Excel, ho un data wrapper che io scrivo nel foglio Excel e io ho la tabella dentro Postgres, ok? Oppure ho un file JSON. Dall'e-commerce scarico il mio file JSON, il file JSON lo metto in una cartella, attacco il data wrapper e io faccio select all from tabella JSON. La vedo come tabella. Qui posso collegare una tabella di SQL Server. Quindi io ho due sistemi, magari ho un sistema di post vendita, non lo so, qualcosa che gira sotto SQL Server e io ci metto un data wrapper per andare a. Devo fare un'interfaccia, creare delle cose, inventarmi tutta una serie di. No,
col data wrapper ho fatto un tubo e io vedo i dati, ci sono a tre livelli. I data wrapper possono essere, qua non ho, bisognerebbe fare uno schema, non me li ricordo a memoria, possono essere tutti sicuramente in lettura, molti sono in update, per cui io posso direttamente, faccio la maschera in idepiere, ci aggancio la tabella del data wrapper, ci scrivo 3 invece che 2 e io sto andando in modifica sul database, ovviamente se ho le autorizzazioni, tutto certificato, tutto verificato che si può fare, vado in modifica. Su alcuni si può andare anche in insert, per cui ho una riga, faccio nuovo su idempiere, sto scrivendo sul data wrapper, il data wrapper scrive dall'altra parte e fa l'inserimento della tabella. Su queste cose qua, sì. Ma il data wrapper è nel database o è in idempiere? Nel database, queste sono funzionalità a livello di Postgres. Qua stiamo lavorando a livello basso. E il bello che stai lavorando a livello basso è che la parte di struttura sopra è indipendente, per cui il parallelismo delle query, io non devo andare a modificare parte del codice per aumentare la performance, è definito a livello basso, quindi è il database che va a pompare di più. Ma riesce a fare delle archive di dati dei sistemi esterni? Scusa? Riesce a verificare i dati dei sistemi esterni? Cioè ricevono solo per avere un Excel? Sì, sì, sì. Senza avere tutto un continuo a chiamare verificare in tempo reale, cioè per avere subito su Postgres. Esatto. Senso, diciamo che devi fare le chiamate per... No, esatto, questo servirebbe per evitare tutta la parte di REST. È chiaro che una soluzione è una strada, un'altra soluzione è un'altra strada. Hai strade diverse, quindi una volta prendi l'autostrada, una volta giri per lo svincolo, a seconda di dove devi andare, quanto ci devi mettere e cosa devi portare. Giusto per fare degli esempi abbastanza metaforici, però sì, idempiere ha una base tecnologica di un certo tipo, si appoggia su un qualcosa sotto che è a livello. Se uno si diverte ad andare a vedere tipo i quadranti famosi di Gartner e va a vedere quello dei database, non trova Postgres. E uno dice, perché non c'è Postgres? Perché Gartner è un'azienda che si fa pagare, ok, e che non valuta per, non lo so perché, salvo forse c'è un caso, ma aziende o comunque progetti open source. Postgres è un progetto open source, ok. Ci sono aziende che invece qui dentro vendono Postgres, cioè fanno quello che, non voglio paragonarmi, io ho fatto con idempiere, ho fatto idempiere consulting per dare un supporto professionale a un prodotto open source, Enterprise DB, che se lo vedete è lì in alto a destra, sul quadrante più bello, ok, e l'altro è Second Quadrant, che qua non c'è perché non lo so, ci dovrebbe essere, questa è del 2015, forse è una vecchia storia, vabbè, ma comunque cambiano sempre poco, no? E lassù Oracle, Microsoft, SAP. Poi alcuni hanno delle visioni, chissà perché i più grossi sono sempre più in alto a destra. Poi secondo me, se uno mi paragona SQL Server e Postgres, ma per certe funzionalità che abbiamo visto prima, SQL Server ce l'ha, poi è una questione di Oracle, di licenze, perché se io voglio le query di parallelismo ma devo spendere 100.000 euro all'anno, ok, se sono qualcuno posso anche permettermelo, ok, ma dall'altra parte ho queste cose e se uno vuole un supporto, è chiaro che anche qua devo dire che noi mano sul database lo abbiamo messo poco, perché è un database che funziona sempre, è super performante e anche se ha degli strumenti di analisi molto complessi disponibili direttamente. Se uno ha delle complessità, facevamo il caso prima di avere più database replicati, io probabilmente non sarei in grado di rispondere su certi tipi di... cioè uno dice prova, funziona, va bene, però se uno vuole delle risposte professionali, ovviamente a pagamento da aziende
serie a livello internazionale, Enterprise, DB e Second Quadrant sono due punti di riferimento. Quindi a tutti i livelli diciamo che la soluzione open source può essere erogata in maniera enterprise di un certo livello. Avete provato un'espansione con PostGIS per avere i dati anche eventualmente referenziati? Noi abbiamo fatto un plugin che abbiamo chiamato GeoIdempere, inglobando tutto quello che è la parte di PostGIS, le librerie, proprio per una mappatura di quello che ci si vuole. Dopo c'è un paio di Ha foto. qualcosa a che fare con il Word, World Conference? Conference? No, è Data Wrapper, scusa. No, no, i Data Wrapper sono un connettore verso database esterni. Per cui io devo leggere una tabella da SQL Server, leggere un CSV, leggere un JSON, leggere un qualcosa, leggere o scrivere ad opera un Data Wrapper, è proprio un connettore. Ok, invece PostGIS è un'estensione di No, Postgres, un'estensione di Postgres. è un'estensione di Postgres che fa proprio la georeferenzialità. Lì io c'è una persona del PNLUG, Amedeo Fadini, che lui è un esperto di GIS. Conosci? No? Ah, ok, ma perché ti sei interessato a. Ah, ok, hai sentito il nome. No, non conosco lui, conosco il GIS, insomma. Ah, il G, sì, ok, era quello. E io sarei interessato sulla parte di GIS perché secondo me ci sono tutta una serie di analisi anche di tipo commerciale, nel senso che se io faccio una georeferenzialità delle vendite dei miei clienti, ottengo dei dati che io, girando un pochettino per quello che giro, nessuno fa. Oppure ma dalla vendita del caffè uno dice, boh, porto. C'è chi lo fa, ma sarà in alto su. Ma io parlo dei clienti anche, Sì, certo. nel senso che noi per farlo nel nostro piccolo che siamo, cioè farlo non è difficile. No, vabbè, con la conoscenza della banca dei database, fare proprio legato al GIS, lì esplode Sì. proprio adesso. No, no, interessantissimo. Questa è una delle risposte di uno dice, ma Postgres quanto buono è? L'ente spaziale europeo ad opera scelto da 5 anni, 2014, sì, mi pare che parte. Loro, questi sono dati vecchi perché sono dati di 2 anni fa, però loro lavorano ormai in petabyte, hanno 10 petabyte, ok, che non chiedetemi quant'è, insomma, non so. E loro hanno tutti Postgres, hanno un petabyte replicato, ok? Perché non sapevano come gestire la mole dei dati che arrivano dalle immagini dei satelliti. Loro ogni punto, ogni cosa, ogni immagine genera una quantità di dati, tutti in modalità grezza. Quindi loro memorizzano tutti i dati grezzi, poi prendono questi dati grezzi, li rielaborano, li sintetizzano in un altro. Hanno fatto un talk molto interessante, veramente fantastico da questo punto di vista. Loro lo sintetizzano e poi a tutti i ricercatori danno la possibilità di accedere ai dati sintetici in maniera diretta o su richiesta anche ai dati grezzi, perché alcune informazioni, se uno è appassionato, anche lì abbiamo uno di PNLUG che è appassionato di queste cose qua, e in realtà i dati che ci sono dentro sono tutti dati numerici, per cui ce n'è da memorizzare. Loro, che non avevano proprio 2 bit da memorizzare, hanno scelto Postgres, per cui, e sono seguiti, mi pare proprio da Second Quadrant, non vorrei dirle. Ok, bene, qua c'era una logica relativa allo sviluppo di Dempire, nel senso che ognuno fa il proprio fork, ok? Quindi sviluppa i propri plugin, poi in maniera collaborativa si decide quali oggetti, giusto per mantenere la stabilità. La stabilità del sistema debbono essere impiegati nella versione, però uno si tiene sempre e si aggiorna pian pianino rispetto. Per cui il proprio fork magari può essere diverso, però man mano che passa il tempo, se uno fa in maniera sistematica come
come facciamo noi il riallenamento rispetto al repository padre, in realtà è sempre allineato a tutto vantaggio sempre del cliente finale. Io sto andando, no, a ruolo, non ho neanche guardato, però, ok. Allora, qua potremmo parlare di soluzioni, quant'altro. Noi abbiamo lavorato su Telegram, abbiamo lavorato sull'e-commerce. Io non so quanto di ste robe qua entrare nel dettaglio, nel senso che se facciamo alcuni esempi che magari sono di livello un po' più alto. Per esempio, Idempiere integra un sistema di intercompany che magari tante aziende hanno al giorno d'oggi, perché magari hanno l'azienda produttiva in Romania e l'azienda commerciale qua, e magari hanno un interscambio, oppure magari anche più localmente, magari c'è la fabbrica A, la fabbrica B, oppure, per esempio, io ho un cliente di Trieste che nel settore dell'alimentare ha il front end, quindi il negozio, che è sotto un cappello come natura giuridica, e invece la produzione del pane, delle pizze, di ste robe qua, sotto, per esigenze fiscali, organizzative, eccetera, il paron è lo stesso sopra, ok? Però cominciano a nascere problematiche di intercompany, per cui io vendo a uno, l'altro compra quello che vendo, io fatturo quello che faccio, io pago quello che incasso, eccetera. Idempiere, per cui, da dove partiamo? Io compro, faccio l'ordine, prendo, arriva il materiale, no, in realtà non ci sono le frecce qua. Ah, ci sarebbero tutte le frecce in casino, non si vedono bene, vabbè, ok. Qua in realtà di solito è un caos, perché soprattutto quando uno lo fa in casa, normalmente non si sa mai, perché se ho un fornitore io devo formalizzare un ordine, se ho un cliente devo formalizzare un'offerta, e quindi sono più ordinato perché me lo impone la trattativa. Quando ho delle logiche di intercompany, se ho un livello di organizzazione di un certo tipo, quindi sono un'azienda strutturata, faccio le cose fatte bene. Se invece magari due entità, uno dice, ah, ho comprato una cosa di qua, poi l'ho messa di qua, l'ho pagata di qua, faccio casino. In Idempiere queste cose vengono ordinate, per cui ha proprio un modulo, per cui io quando creo un ordine di acquisto, in automatico viene creato l'ordine di vendita. Quando faccio la spedizione del materiale, automaticamente viene fatto l'entrata merci. Quando faccio il pagamento, faccio l'incasso. Quando faccio la fattura di incasso. Quindi queste logiche sono di livello alto, sono alcuni esempi di quello che ci può essere dentro, però si riescono, invece di caricare 8 documenti, ne devo gestire solo 4, perché sono documenti paralleli, ok? Cioè, in pratica, sarà un flusso per le due aziende, cioè, quando dici che faccio un acquisto a favore della... Se io e te facciamo una società e io produco e tu vendi, quindi tu vendi a qualcuno e tu compri da me. Quindi quando tu compri, io sto vendendo, se tu compri un computer, io sto vendendo un computer. Tu fai l'ordine di acquisto, in automatico Idempiere fa l'ordine di vendita, ma lo fai tu. Io vedo che l'hai fatto, non ma serve che io... Ma l'ordine di vendita lo fai per fare la produzione interna, non sono cose così. Se fai l'ordine di vendita come... Poi come se lo compro, lo faccio o lo rubo, questo è un altro problema. Però il fatto che se tu compri da me un computer, io lo sto vendendo a te. È un discorso a specchio. Ah, solo con la fattura dovrà, c'è solo... C'è quello del scopo che diceva, questo ordine di vendita forse per iniziare materialmente... l'evasione dell'ordine più che per fare il ruolo del grande, forse per avere risposte più veloci, allora, se tu dovessi farlo formalmente, tu devi scrivere un documento, io devo andare nel mio sistema e caricare questo documento. Ok, l'intercompany fa sì che queste due cose vengano a tutti i livelli, dalla preparazione del documento, quando io spedisco la merce, per te diventa un'entrata merci, magari farai l'approvazione dell'entrata merci, ma il documento, se io lo sto spedendo, è quello che tu ricevi, per cui il filo è realmente collegato da quando parte l'ordine a quando lo completo col pagamento della fattura. La mia fattura di vendita sarà la tua fattura di acquisto.
Ok? Quindi semplifico queste cose perché le interfaccio, perché operativamente magari la società è tutta mia, hai capito? Tu sei, senza cattiveria, per cui mi faccio le carte da me, mi incasino. Se automatizzo, creo molto più ordine da questo punto di vista. Ok? Questa è una bella cosa che sono le dimensioni contabili. Potremmo anche vederle al volo, giusto per fare qualcosa, perché... e ci diamo un tempo, perché io se no vado giusto per a voi, io non ho problemi, per cui... Allora, se torniamo nel nostro sistema demo, io posso fare delle interrogazioni, allora, volete vedere un po' il sistema voi forse? Okay, io non vi faccio vedere il sistema. Vabbè, l'interfaccia... Allora, l'ambiente. Io posso cercare le cose direttamente da qua, quindi faccio fattura di acquisto, faccio un CTRL più, forse magari si vede meglio. Ok, ok, anzi facciamo così, così si vede di più ancora. Ok, noi abbiamo messo acronimi un po' dappertutto, per cui io faccio tipo ODA per l'ordine di acquisto, ok. Questo per esempio è una nostra cosa, non c'è nell'idempia di base. Oppure i report li abbiamo tutti personalizzati, ok, R.69. Ok, quindi le partite aperte la prima volta, che anche per l'assistenza, piccole cose che cambiano, il metodo di lavoro è molto importante. Se io cerco partite aperte, io trovo 5 report delle partite aperte. Partite aperte alla data, partite aperte ai clienti, partite aperte okay, per gli agenti, eccetera. Ci sono diverse tipologie. Per cui il cliente ti dirà, ah, il report delle partite aperte non mi funziona, non c'è quello che volevo. E tu gli dici, quale? Che ne so. Avendo il codice, uno ti dice, guarda che è l'R69. Ok? Quindi, quando tu hai un codice, te lo ricordi. Idem per le transazioni, per cui... Se andiamo sulle fatture di vendita, uno FDV, fattura di vendita, non è neanche difficile da ricordare. Ok, per cui, almeno per quelli principali, no? Questa è una maschera tipo di Dempire, per cui hai una finestra a destra che può essere l'help con le spiegazioni, hai i tuoi preferiti qua sopra, qua sotto hai tutte le maschere che hai modificato, un po' come se fosse la cronologia. Prima noi abbiamo adoperato la maschera hai e quindi lui ti dice guarda che qua avevi fatto quello, tipo la sera alle 6 sto facendo questa offerta qua, ok, facciamo finta di andare, vabbè questo qua è annullato, vado a salvare questo documento e io qua sulla mia scheda qua lui mi ha riportato che ho modificato questa offerta. Quindi domani mattina che torno ho la cronologia delle cose che ho fatto. Ok. Ho la mia classe barra, nuovo, eccetera, abbastanza intuitivo, eccetera, da questo punto di vista. Qui io posso mettere tutta una serie di processi dai plugin o da altro, per cui posso creare l'ordine direttamente da qua, creare la fattura, quant'altro. E questo più o meno è l'ambiente. Tutto il sistema ovviamente ha la base di un ERP è che la navigabilità è garantita al 100%. Quindi dall'ordine vado sul cliente, per cui sono qua dentro, clicco sul cliente. Qua tutti i dati sono offuscati, no? Giusto per se vedete stringhe contro stringhe, perché ho offuscato i dati. Ok, questo è il mio cliente con la sua partita IVA. Ah, interessante, noi abbiamo implementato tutta una serie di cose, tipo per fare un cliente nuovo, io vado qua dentro, metto 03119700262, che è la partita IVA di Consulent Informatica, lui va sull'agenzia delle entrate, tira fuori i dati e mi ha codificato il business partner. Questo è il tempo di codifica di un cliente. Sembra che dovrebbero dare anche i codici del sistema di fatturazione, ma ancora non c'è. Perché già che mi dai i dati, dammi anche il codice dello SDI. Scusa? Per le gare... Se io ho bisogno di fare un acquisto, faccio una gara, le dite da far partecipare alla gara, o gara in EPA, o cose di questo tipo, c'è un legame,
Spiega meglio, perché io sugli appalti. Fare l'acquisto di, non so, di una fornitura. Sì. Devo fare richiesta a 3-4 ditte per determinata. Il ciclo passivo parte proprio dalla richiesta di offerta. Quindi io vado a definire quelle che sono le richieste di quotazione fornitore, quindi identifico un gruppo di, per esempio se compro materiale elettrico, stabilisco quali sono i fornitori potenziali che possono fornirmi quel materiale. Faccio la richiesta e poi richiedo la quotazione. Mando un'email, volendo posso far l'utente per i fornitori che potrebbe entrare nel sistema e inserire i prezzi dei prodotti che io ho messo a disposizione. Se riuscite a convincere i fornitori che entrano dentro, bene, perché ovviamente dipende, è una questione di gioco forza, per cui se uno è forte che il fornitore entra dentro nel sistema può anche inserire i prezzi, se no li carichi tu e quindi lui fa una selezione e quindi da quella richiesta di quotazione lo converti in ordine di acquisto, quindi parte direttamente da là. Ha anche la parte delle richieste di acquisto interne, per cui un'azienda che è abbastanza grande, i vari dipartimenti fanno delle richieste di acquisto che poi vengono integrate, vengono convertite dall'ufficio acquisto in ordine di acquisto. Volevo farvi vedere, perché vedo che l'orario è, il discorso della dimensione contabile. Quando io vado a interrogare un determinato conto, io posso andare a interrogare il conto ricavi, ok? Ricavi e proventi vari. Quando io vado a fare un'interrogazione di, non è questo il conto, adesso non è ricavi, ricavi per rimborsi, ricavi per addebiti, ok, facciamo una cosa, andiamo a vedere una fattura di vendita. Questa è la fattura di vendita, no, non è stato bozza, grazie. Noi abbiamo lavorato anche con i colori, qua si capisce poco, però se io faccio una fattura, un documento di colore, vabbè, questo è un ambiente di demo, non guardate. E ora? Se io ho un documento in giallo, vuol dire che il documento è in stato di bozza. Quindi ogni step, ogni tipo di documento è in bozza, è in approvazione o in completamento, può essere approvato, può essere completato oppure può essere anche annullato in casi strani, in casi particolari. Questo qui, che è quello di prima, è verde, vuol dire che la fattura è completata, è blu, non ci sono 18 colori, ci sono 3 colori soltanto, verde, giallo e blu. Blu vuol dire che il blu è il colore un po' dei dollari, no? Che vuol dire che questa fattura è già pagata. Ovviamente io, adesso magari è stata fatta una riba per cui non c'è il pagamento diretto. Ok, volevo andare a vedere le registrazioni a merci conto vendite. Ok, questa è la registrazione contabile di questa fattura, per cui la scrittura è crediti verso clienti a merci conto vendite. Quindi il sistema di Dempier è interconnesso alla contabilità, non è come in tanti gestionali italiani due sistemi paralleli. Ok, se io torno sul documento di prima e cerco il conto merci conto vendite, c'è anche quello conto acquisti, prendiamo il conto merci conto vendite, io alla fine dell'anno posso fare un'elaborazione, qua sono 37 pagine, ok, in fondo qua lui mi dirà 1 milione di euro, ok, però magari qualcuno vuole avere un'informazione precisa, contabile, non un report dalle fatture, ok, io posso voler vedere
quanto ho venduto a un determinato cliente, o meglio, quanto ho fatturato. Quindi io vado a selezionare il mio business partner e sto facendo un'interrogazione soltanto per il business partner Fozzo. Ok? Io sto facendo un'interrogazione sul conto mastro contabile, cioè io nel conto di contabilità io mi porto dietro delle dimensioni anche di tipo logistico, il business partner, il prodotto, l'organizzazione e altre cose, il progetto, l'attività, il centro di ricavo, il centro di costo, che a me non piacciono tanto questi nomi, centro di costo, centro di ricavo. Io le chiamo più genericamente dimensioni contabili. La differenza di un ERP sta proprio sulla potenza di questo strumento qua. Io inserisco dati come ordine di acquisto, lavoro senza richieste particolari, per cui dico il business partner e dico il prodotto, perché nel momento in cui vado a dire che sto lavorando sul prodotto Pinco Pallo, sedia, io dietro mi sto portando tutta una serie di informazioni. La sedia fa parte della categoria mobili. La sedia è gestita da un agente clienti direzionali, per cui io tutte le mie interrogazioni posso legarle in maniera diretta, qua in 2 secondi, oppure parametrizzando altre dimensioni contabili. Io posso andare. Io mi ricordo una volta che abbiamo dovuto aggiungere una dimensione contabile, aggiungiamo una dimensione contabile che chiamiamo attività, centro di costo, io vado a sistema, genero, inserisco questa dimensione contabile a sistema, lui adesso la sta sparpagliando a tutto tondo, adesso ci metterà 10 secondi, in tutto Idempieri io ho a disposizione il fatto di poter magari pilotare, non so, sto facendo l'espansione, sto estendendo la mia palazzina, quindi voglio far sì che i costi delle mattonelle, del muratore, eccetera, vadano su un determinato conto. È una macchina di test, però. Io poi nell'ordine di acquisto, eccetera, posso andare a pilotare queste cose. Allora, io mi fermerei qua perché sennò avrei altre 10 slide, ma non ce la facciamo. Se avete domande, facciamo gli ultimi 4 minuti. Devo solo domandare, ci sarà qualcuno che decide all'interno della comunità, la strada, cioè, è quel famoso incontro che fate? Ma sì, più o meno, ma non è che sono poi strade. Allora, uno, viene garantita la stabilità del sistema, per cui le cose che vengono fatte. Ma allora, sulla parte tecnologica viene un po' demandato agli esperti della parte tecnologica, per cui tipo Eclipse, Dmaven, Buckminster, tutte queste cose qua vengono decise. Non dico in maniera autonoma, ma io non mi ci metterei neanche il naso, nel senso che su queste cose talmente tecniche, è un po' come andare a dire a quelli di Postgres cosa fare con Postgres, ok? Per cui sulla parte operativa, cioè il fatto di avere la grande forza dei plugin, in realtà dà talmente una tranquillità sul progetto che non ci sono problematiche di scelte che precludono strade o altre strade. No, no, anzi, c'è un forte livello di collaborazione. Bene. Una curiosità, a livello di budgeting, se io carico dei piani previsionali, ad esempio, per quanto concerne le vendite, c'è qualche sistema previsto per poi trasformarlo in piani di acquisto fino alle materie prime? Allora, noi abbiamo fatto, c'era una slide su questo, dei budget di produzione che vengono legati agli ordini di acquisto in fase di completamento, per cui tu hai un piano di
di budget di produzione. Il budget commerciale normalmente si ribalta su un budget di produzione, che può essere o a livello di prodotto finito o a livello di accessori o più facilmente di entrambi. Per cui se tu hai un budget produttivo, tu vai a pianificare questo budget, che poi ovviamente il budget commerciale produttivo sarà dato a monte da un budget commerciale, no? E quindi poi tu vai ad integrarlo con i tuoi ordini che arrivano, dipende da quanto fai, e adoperi il budget di produzione per pianificare sia l'acquisto e la produzione, quindi gli ordini di produzione dei prodotto finito e del semilavorato. Il problema che stiamo cercando di gestire adesso è che il budget di vendita normalmente viene fatto sul fatturato cliente, il budget d'acquisto viene fatto sui codici articolo da produrre, e c'è proprio una discrepanza, cioè, verso la quale bisogna costruire un ponte, cioè come il budget di vendita fatturato per cliente lo declino in articoli ipotizzati di vendita, dopodiché esplosi. Allora, qua dipende sempre di quale prodotto stiamo parlando. Per esempio, noi questo piano di produzione l'abbiamo collegato a un configuratore di prodotto, no? È un po' come tu fai una produzione, dici che costruisci le macchine diesel, le macchine benzina, e poi da una parte il configuratore dice: bene, voglio una, non facciamo nomi, un Audi diesel con l'optional del tettuccio, voglio l'optional degli interni in pelle, quindi negli optional costruirai la parte di tutti i sedili, di tutti i componenti, e quindi devi costruire il motore elettrico, adesso la macchina elettrica non è la stessa di quella a benzina, però teoricamente traslato sulla macchina, i vari componenti vanno a costruire la macchina base, ok? Quindi col configuratore delle vendite vai a popolare e a bloccare il tuo master plan, e questo se sei fortunato che i tuoi ordini vanno abbastanza in avanti, stai pianificando gli acquisti esattamente sugli ordini di vendita, perché gli ordini hanno bloccato l'ordine di produzione. Se quello è bloccato e sei abbastanza avanti, stai acquistando sul venduto. Se invece devi pianificare, dopo devi capire se quello che hai acquistato è coperto oppure hai comprato qualcosa che fai fatica a vendere, quindi sposterai più avanti, ok? Però sì, no, questo l'abbiamo esteso un po' noi, perché c'erano il master plan, c'era un forecast fatto da Red One come plugin, alcune cose, c'è anche un sistema di budgeting, un plugin interessante però noi prendiamo i plugin e facciamo una rivisitazione, perché alcuni sono stati, per esempio il Kanban, bellissimo, che hai le cose, l'abbiamo adoperato anche per la produzione, per cui hai le linee di produzione e tu hai i vari come si chiamano, i contenitori del Kanban che compaiono direttamente sulla linea di produzione corretta. Quando vanno in stato completato spariscono dal Kanban. Gli abbiamo solo messo il refresh automatico, così tu vedi quello e diventa un pannello visivo. Per cui, no, il bello è che puoi andare a gestirlo. Idempire è il prodotto perfetto da un certo livello in su, nel senso che ci vuole un minimo di budget. Noi cerchiamo di prendere anche quelli più piccolini, condividiamo. Ho preso un cliente della Sicilia che gli ho fatto un dilazione, mi ha detto: mi dai un 500 euro al mese e man mano facciamo le cose. E quindi lui il suo budget di 5-6 mila euro l'ha speso in un anno, però è partito e adesso è contento. Prima c'aveva 27 porcherie dentro il sistema. Sì, ma forse è quello di sistema, è molto configurato. Ma se no, io dico che col configurato è ancora più complesso, perché puoi andare a... Se diciamo, averlo configurato sarebbe la situazione ideale, è che chi fa un budget commerciale non ha idea di quale sia esattamente l'ordine finale del cliente, che blocco il... per cui tu magari arrivi a fare delle ipotesi su quelle che sono delle basi standard su cui fai i piani d'acquisto e proietti i big finanziari in magazzino. Però, cioè, ma di che prodotto parliamo? Prodotti elettronici, automazione industriale. Ma prodotti standard o? Diciamo prodotti standard fino a un certo livello di distinta base, dopodiché iniziano le personalizzazioni. Sì.
Ah sì, scusa. E intanto ringraziamo Marco della serata.